Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Allora, questa mattina, oggi è l'8 di luglio, sono stato in Valpolicella a fare il video che vedrete tra poco, ma evidentemente mi sono dimenticato perché non era assolutamente un video preparato. Vi avevo detto che avrei introdotto liquori, vini, insomma il bere bene sul canale, e oggi sono andato a fare questa degustazione. Tra l'altro non mi ero nemmeno portato mia moglie, che mi riprendeva, e pertanto ho detto al ragazzo che mi ha fatto fare la degustazione, dico: ma cosa ne pensi se facciamo un video? È venuto fuori questo video estemporaneo. Nell'estemporaneità del video mi sono dimenticato di fare un intro e presentare l'azienda. L'azienda è l'azienda vinicola La Dama, della quale andiamo a vedere adesso il sito internet, di modo che poi possiate trovarli. E l'intro ve lo faccio qui, a Piazza Erbe a Verona, che guardate quanto è bella. Tra l'altro c'è stato un nubifragio, non avete idea, ci sono tegole per terra ovunque, poca gente per strada. E spero il video vi piaccia, commentate, ditemi cosa ne pensate. Ok ragazzi, allora siamo sul sito di La Dama Vini, il sito è ladamavini.com. Trovate una pagina dove hanno praticamente una specie di news, no? Riguardo l'azienda. Poi c'è la storia dell'azienda, e la cosa che mi preme rimarcare è che è un'azienda assolutamente a conduzione familiare, e che è nata, diciamo, nel 2006, ok, come azienda di produttrice di vino. Altra cosa importante, quando clicchiamo sui vigneti, loro hanno 16 ettari, di cui 10 coltivati, perché sono un'azienda bio, e pertanto per mantenere una certificazione bio veritiera hanno necessità di una zona di rispetto tra le coltivazioni, diciamo, adiacenti alle loro, che magari vengono trattate, e invece le loro, che vengono trattate, come vedremo dopo, solo con prodotti assolutamente biologici. La parte fondamentale sono i loro vini, a cui poi dopo questi li andremo a vedere praticamente tutti, al di là della grappa, ma insomma questo e questo, quindi i primi quattro e l'ultimo li proverò nella degustazione. Cliccando su ogni vino esce fuori una serie di caratteristiche, poi come è fatto, come va servito, eccetera eccetera. In più si può scaricare in PDF sia la scheda del prodotto che la brochure dei prodotti. E a questi si aggiunge un vino sperimentale che loro fanno, che è praticamente un frizzante, una specie di spumante, via. Le esperienze che loro offrono nel wine shop, e quella che ho fatto io e che vedete tra poco è questa, ok? Io mi sono molto divertito, è un'azienda secondo me giovane, fresca, con idee chiare ma allo stesso tempo innovative. E i contatti, potete contattarli, ma qui insomma troviamo anche il telefono e la loro email. Su questo diciamo che è tutto, e a questo punto io direi che procediamo con la degustazione del vino. Thank you.
Sì, come ti dicevo, noi abbiamo una decina di ettari, qui in Valpolicella Classica, e diciamo che è il territorio più storico della Valpolicella, quello che è da sempre vocato alla viticoltura, di conseguenza poi alla produzione di vino. E i nostri vigneti partono appunto da questo gelso fino al cipresso che vedi là in fondo. Ah, quindi da qui in là non sono vostri? No, no, esatto, da questo... da questa direzione. Ok. Dicevi avete 10 ettari. Esatto, una decina di ettari, qui ne abbiamo 6, a Sant'Ambrogio di Valpolicella ne abbiamo altri 4. Coltiviamo le 4 varietà autoctone della zona, che sono Corvina, Corvinone, Molinara e Rondinella, che poi ci servono sempre tutte insieme per formare i 5 vini classici della Valpolicella, ossia Valpolicella Classico, Valpolicella Classico Superiore Ripasso, Classico Superiore, Amarone e Recioto. Questi vengono tutti prodotti assemblando queste 4 varietà d'uva, sono tutte varietà rosse, mm-hmm. Che sono proprio tipiche di queste vallate. I vitigni che abbiamo qua, come vedi, sono allevati a Pergola Veronese, che è il sistema tipico di allevamento della vite in questa zona. Vedi la vite che viene tenuta bella alta e poi va a formare questa specie di tetto. Di tercola, sì, sì. Esatto. E ora siamo nel periodo subito dopo l'allegagione, perciò se vedi i grappoli sono già belli formati. Ma ancora ce n'è? Adesso ce n'è ancora. Circa un mesetto fa c'è stata la fioritura, poi l'allegagione, quindi i fiori sono stati impollinati, adesso i fiori sono tutti diventati piccoli acini che danno vita ai grappoli. Adesso è il periodo in cui questi devono ingrossarsi e tra qualche settimana inizieranno a virare il colore, inizieranno a cambiare da verde verso il rosato fino a poi a diventare uva nera, sì, circa sì. A metà settembre, anche qualcosa prima, poi la vite deve logicamente maturare e gli zuccheri. Noi raccogliamo tutto quanto a mano, siamo una, come ti dicevo, un'azienda familiare biologica. La raccolta manuale viene fatta principalmente in due momenti distinti, ossia abbiamo la raccolta delle cassettine, ovvero l'uva che andiamo ad utilizzare per Amarone Recioto. Questa è la raccolta... Sì, che la passite, no? Esatto. Sì, 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 esatto, corretto. Questa è una raccolta che viene fatta prima dell'altra, perché al di là della qualità che però viene cercata per tutti i vini, abbiamo bisogno di grappoli spargoli, ossia con gli acini belli separati. Adesso logicamente è un po' difficile da capire, è una cosa che si vede soprattutto quando è il momento a raccogliere l'uva, logicamente, e cerchiamo i grappoli con gli acini belli separati tra di loro, di modo che questi, quando vengono messi ad appassire all'aria, riescono a lasciar passare l'aria attraverso il grappolo stesso, sì, non marciscono. Senza marcire, quindi l'umidità viene portata via dall'aria. Poi, una volta fatta la raccolta delle cassettine, quindi passati tutti quanti i filari e ricercati questi grappoli particolari, si ritorna in vigneto e si fa la seconda vendemmia, ossia la raccolta delle uve che vengono utilizzate fresche, quindi per il 3 Valpolicella, Valpolicella Classico, Ripasso e Classico Superiore. E, per questi tre vini abbiamo bisogno di uva sicuramente di qualità, ma non abbiamo bisogno di una specifica forma, perché questi grappoli vengono raccolti, messi in grandi casse e pigiati il giorno stesso. Quindi non abbiamo bisogno di nessun tipo di forma, ecco. E, come ti dicevo, siamo una cantina biologica, il che significa che in campagna non utilizziamo nessun tipo di sostanza chimica o di origine sintetica, utilizziamo sostanze dette di copertura, principalmente verderame e zolfo, che sono sostanze appunto che vengono spruzzate all'esterno del grappolo, proteggono la pianta fin tanto che queste non vengono lavate via dalla pioggia. Quindi è un tipo di agricoltura sicuramente più legata alle condizioni atmosferiche. E un nel po' più, senso anche che, più dispendiosa dal punto di vista del tempo, immagino. Dal punto di vista del tempo assolutamente, anche perché considerato che se dovesse piovere queste sostanze vengono lavate via, è chiaro che c'è tutta una serie di considerazioni che vanno fatte, sia in termini di tempo atmosferico, sia in termini di quantità di sostanze utilizzate, perché è vero che noi utilizziamo sostanze di origine naturale, ma anche queste sostanze hanno un tetto massimo, certo, per ettaro, che
che è possibile utilizzare, per cui dobbiamo sempre considerare anche questo fatto, nel senso che non possiamo continuare dare finché vogliamo. Abbiamo un tetto massimo, e se dovessimo utilizzare questo, tutto questo quantitativo prima della stagione, prima della fine della stagione, poi dopo non ne hai, non ne abbiamo più. Quindi questa è la difficoltà, insomma, capire quando ha senso trattare, capire l'esatto momento in cui farlo, di modo che la pianta sia sempre protetta. Ecco, e la raccolta, come ti dicevo, viene fatta ad ottobre, quindi prima parte di ottobre, fine settembre, inizio ottobre, a completa maturazione del grappolo, quindi quando il quantitativo di zucchero e un buon livello di acidità sono presenti nel grappolo, che poi andiamo a ritrovare nel vino, quindi un giusto equilibrio tra le due componenti. E ti faccio vedere dove queste uve vengono convogliate. Ecco, appunto qui la divisione si fa più chiara delle due uve. Abbiamo da questa parte, quindi in questa galleria, le uve che appassiscono. Di fatto la cantina è stata costruita nel 2006 e è stata costruita con questa galleria centrale che si affaccia esattamente a nord e a sud, perché per lo scopo di appassire le uve. In questo modo riusciamo a trasformarle in una sorta di imbuto gigante per l'aria che soffia dalla Lessinia e che viene convogliata all'interno di questa galleria. Quindi riusciamo ad appassire le uve in maniera naturale senza utilizzare sistemi di umidificazione forzata. Appunto, quando le uve vengono raccolte, le uve della prima vendemmia vengono raccolte e portate qui in cantina, vengono ricontrollate logicamente per essere sicuri che i grappoli siano effettivamente adatti. Una volta verificato questa cosa, vengono messi in bancali una sopra l'altra fino al tetto della galleria e messi qui ad appassire. Li appassiamo 100 giorni, le uve che utilizziamo per l'amarone, 130 quelle che utilizzeremo per il recioto. Il recioto è un passito vero e proprio, insomma. Assolutamente sì, in realtà sono entrambi due passiti veri e propri, perché sono sia amarone che recioto sono fatti da solamente da uva passita. La differenza è che l'amarone è un passito secco, il recioto è un passito dolce. Mm-hmm. La differenza sostanziale di questi, tra questi due vini, sta proprio nella vinificazione, ossia nell'amarone vogliamo convertire tutti gli zuccheri in alcol, perciò il vino alla fine risulta secco, pur essendo un passito. Il recioto invece ha una concentrazione zuccherina così alta che i lieviti non riescono a convertire tutto quanto lo zucchero, e quindi il vino finale risulterà comunque dolce. Okay. E per l'appunto facciamo appassire grappoli di amarone fino a una perdita del 40% del peso iniziale. Invece per il recioto continuiamo l'appassimento fino a perdere il 50%, quindi concentriamo veramente lo zucchero dentro, sì, dentro l'acino. Ecco, poi questi vengono... Quindi il recioto lo iniziate a vinificare, mi immagino, gennaio? A febbraio. Febbraio, esatto. Eh? Sì, esatto. Siamo a ottobre con la raccolta, andiamo fino alla fine di dicembre generalmente per l'amarone, che impiega all'incirca un mese, anche di più, per la vinificazione. E poi, finita la vinificazione dell'amarone, pigiamo il recioto, quindi siamo intorno alla fine di gennaio, e poi questo vinifica durante però il mese. Però poi dopo l'amarone lo fate invecchiare, immagino, più tempo, no? Il recioto invecchia, invece... esatto, un anno in più, assolutamente. Tra l'altro, per l'invecchiamento, che vedremo poi in seguito, abbiamo due invecchiamenti di tipo diverso, nel senso che l'amarone invecchia in legno, il recioto invece viene fatto invecchiare in cemento. Quindi due invecchiamenti molto diversi tra di loro, proprio per esaltare quello che sarà il vino finale. Ho capito. Ecco, finché queste appassiscono, finché le uve di amarone e recioto appassiscono, da questa parte della cantina è dove facciamo la fermentazione delle uve fresche, quindi per il Trevalpolicella. Okay. Quindi raccolte le uve di amarone e recioto e messe ad appassire, torniamo in vigneto, come ti dicevo, raccogliamo le altre uve che vengono tutte quante convogliate qui e pigiate il giorno stesso. Non facciamo passare neanche una giornata, a costo di rimanere qui anche fino a notte, logicamente, perché le uve comunque messe in grandi casse, sotto il loro peso iniziano a schiacciarsi, e perciò c'è sempre il rischio che queste inizino a fermentare spontaneamente. E queste e chiaramente sono non è quello che volete. Assolutamente no, anche perché queste fermentazioni spontanee non sono controllate da noi e perciò rischiano anche di compromettere di andare a rovinare la qualità. Sì. Esatto. Sì. E quindi le uve vengono pigiate il giorno stesso, passeranno circa un paio d'ore tra la raccolta e la vinificazione. Il grappolo viene convogliato in questa macchina, detta pigia di raspadrice, il raspo, quindi la parte legnosa, viene tolta, le uve, gli acini vengono leggermente pressati di modo da far uscire il succo d'uva,
e assieme alle bucce, quindi anche alla buccia del seminio, vengono portati nei fermentini a fermentare. Questo perché in realtà la buccia del grappolo è quella dell'acino, è quella che è più ci interessa, dal tannino, da colore, sì. Tutti i profumi che poi fanno distinguere i nostri vini rispetto ad un altro. Sì. Ecco. Finite le loro fermentazioni, che impiegano anche loro circa un mesetto, questi vini vengono portati ad affinare, tranne il Valpolicella Classico, che è il primo vino che abbiamo sempre disponibile. Una specie di novello praticamente. Circa, diciamo che questo vino viene fatto fermentare e successivamente rimane solo un paio di mesi in acciaio, quindi a marzo dell'anno successivo lo abbiamo già in bottiglia. È un vino molto fresco che si distingue proprio per la spiccata freschezza e una buona acidità. È l'unico che non fa affinamento di nessun tipo. Tutti gli altri invece, compreso Amarone e Recioto, che poi verranno vinificati più tardi, vengono portati giù in cantina ad affinare. Ecco appunto, questa è la barricaia, la bottiglia dove andiamo ad affinare poi i vini. Abbiamo, come vedi, tre dimensioni di botti differenti. Abbiamo le barrique, che sono quelle più piccoline. I tonneau qui davanti e poi le botti grandi, tutto rovere di Slavonia per le botti grandi e rovere francese per tonneau e barrique. E come ti dicevo, dei 5 vini che produciamo, tutti affinano tranne il Valpolicella Classico. Affiniamo il Ripasso e il Classico Superiore, qui in legno per un anno e mezzo circa. L'Amarone invece rimane qui in legno per 3 anni. Il Recioto affina per 2 anni, non in legno ma in cemento. Se tu fai caso, la botte che vedi, quella blu-grigia che vedi là in fondo, è un serbatoio di cemento che tra le altre viene anche utilizzato per affinare il cemento e per affinare il Recioto. Hai capito? Di cemento non l'avevo mai vista una botte. Diciamo che è molto utile perché non arricchendo il vino in sentori diversi da quelli che si sviluppano nel grappolo e nella vinificazione, chiamato un contenitore inerte, proprio per questo ci permette di preservare quelli che sono i sentori più freschi e una buona acidità proprio dati dall'uva, che vanno poi a bilanciare un alto contenuto zuccherino che è tipico del Recioto. In questo modo riusciamo ad avere un vino bilanciato e quindi sì dolce ma non stucchevole. Questo è proprio il motivo per il quale affiniamo in cemento e invece gli altri vengono affinati in legno. E quante volte vengono utilizzate le botti? Allora, noi diciamo sempre, insomma, una botte valida è quella che... è quella di secondo o terzo passaggio, perché cede sentore ma non eccessivo. Una botte nuova è per noi insomma, da utilizzare con cautela, proprio perché va ad arricchire tanto il vino in sentori di affinamento, insomma. Okay. E poi il vino viene imbottigliato dopo questo periodo di affinamento e fatto invecchiare ulteriormente. Li affiniamo tutti quanti almeno 6 mesi in bottiglia, perciò le bottiglie che vedi di qua sono tutte bottiglie di affinamento, e tranne l'Amarone che viene affinato almeno un altro anno. E poi viene messo in commercio, noi lo affiniamo almeno un anno, giusto ad avere un vino comunque. Questi sono già pieni, quindi? Sì, assolutamente, è tutto il vino che sta affinando in bottiglia. E, ad esempio, abbiamo qui un Valpolicella Classico Superiore Cabesi, che assieme alla Marone è uno dei due vini che produciamo che più si presta all'affinamento in bottiglia, e sta ancora affinando. Ho capito, davvero interessante. Comunque si vede che siete in azienda, voglio dire, con 10 ettari, no? Perché questa è la produzione, insomma. Sì, siamo intorno alle 55.000 bottiglie l'anno, che è un regime medio per i nostri vigneti. Sì. E, tra l'altro, noi facciamo parte di FIVI, quindi non compriamo uve da altri produttori. Utilizziamo solo la nostra, chiaramente una filiera chiusa che permette di controllare interamente il processo produttivo. Certo. Che non è, insomma, da poco. E per noi è fondamentale proprio per riuscire a dare il nostro stile al vino, che è quello che poi più ci interessa. Certo. E ci piace definirci un'azienda artigianale proprio perché vogliamo che il nostro vino sia un'opera di artigianato vera e propria. Vogliamo che il vino si riconosca in un territorio, ma vogliamo anche che il nostro vino abbia un suo stile, una sua impronta, una sua filosofia. A noi piace, ad esempio, dare sempre il massimo dell'eleganza al vino piuttosto che l'eccessiva opulenza. È per quello che un Recioto viene affinato in cemento, l'Amarone preferibilmente viene affinato in botti medio-grandi, proprio perché
vogliamo che questo vino risulti sì molto strutturato, molto complesso, ma non vogliamo che sia opulento, vogliamo che sia comunque un vino piacevole da bere, sì, 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 che si riesca a semplicità. Esatto, quindi un vino molto elegante, molto fine, non opulento, insomma, questo è quello che cerchiamo poi nei nostri vini. Capito, ecco. Molto molto interessante. Basta, poi tutto si conclude qui in realtà, per cui adesso li ci rimane la parte più sostanziale, quella della adesso spazio. Ragazzi, li andiamo a provare i vini. Io vi dico già che la verità è che sono già andato alla cantina sociale, quindi se continuo così non arrivo a fine giornata, però insomma, perché no? Allora, innanzitutto ti spiego quello che ti ho portato. Sì. Abbiamo Monte Veronese, quindi formaggio molto tipico del Lessinio, quindi le montagne che abbiamo da quella parte, in tre stagionature diverse, lo stesso formaggio, quindi, stesso formaggio, però che va a modificarsi un po', una sorta di paragone a quello che succede nel nostro uve, ossia stessa materia prima, quindi gli stessi vitigni, eccolo, e che però in base alla lavorazione cambiano completamente il risultato. Certo. Quindi abbiamo il Monte Veronese da Tentero, che è un formaggio molto ricco di... è una buona componente grassa, insomma, il formaggio più fresco che andiamo ad assaggiare oggi, e tipici sentori di latte, e la sua componente più grassa va a bilanciare l'acidità del primo vino, quindi lo andremo ad abbinare con il Valpolicella classico. Ah, ok. Secondo formaggio è sempre un Monte Veronese dall'Evo, quindi... è 12 mesi, indicato 12 mesi, quindi un formaggio che coniuga bene la parte un po' più fresca, però che sviluppa già una buona componente sapida. E infine lo stesso formaggio, però invecchiato 24 mesi, quindi qui andiamo ad assaggiare un formaggio molto più saporito, certo, che terremo poi per la marone, esatto. Certo. Allora, voi avete 5 vini, mi hai detto, no? 5 vini, esatto. Poi in realtà, insomma... E fare il vino è un po' come essere un cuoco, no? Sì, sì, cioè, sì. È bello anche sperimentare, fare cose, certo, nuove, trovare nuovi metodi, perciò sì, noi sì, abbiamo questi 5 vini che sono i 5 classici della Valpolicella, però abbiamo sempre, insomma, qualche novità in cantiera. Ad esempio, mm-hmm, abbiamo fatto l'ultimo vino che un po' si dissocia da quella che è la produzione classica della Valpolicella, è un rifermentato naturale in bottiglia. Ma che bella la grafica. Questo è un Molinara 100%, quindi sempre un vitigno autoctono della Valpolicella, uno che si utilizza in piccole percentuali anche per i classici della Valpolicella, che viene fermentato a contatto con le bucce per qualche ora, giusto dargli un po' di colorito, poi queste vengono tolte, sì, sì, il vino continua a fermentare e viene imbottigliato con un filtrato con del mosto di Molinara appassito. Quindi ma questo lo assaggiamo? Se vuoi lo assaggiamo. Beh sì, sì, lo assaggiamo questo qui. Guarda che spettacolo là. Lo so che non si guarda il vestito, ma si guarda il contenuto, però è bello. Assolutamente. Diciamo che, come ti dicevo, è un vino che poi diventa un vino frizzante. Uh-huh. Quindi, appunto, imbottigliando il vino non filtrato, più mosto, zucchero, più lievito, fa... ripartire una fermentazione che viene in bottiglia, quindi prende tipo la birra, è una fermentazione simile a quella della birra. Assolutamente sì, e non viene filtrato, è un vino non filtrato, perciò rimane sui lieviti. Sì, 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 beh, certo. Vino frizzante, non spumante, quindi una bollicina, sì, sì, un sì, po' più fine, un po' sì, più delicato. Sì. Vino secco, perché i lieviti vanno a trasformare tutti gli zuccheri in CO2 e in alcol. Sì. E molto beverino, se dovessimo trovare fuori un aggettivo per questo vino, noi lo definiamo sempre pericoloso, perché... va giù come l'acqua e poi quando ti alzi dopo... in piedi te ne rendi conto. Esatto. E buono. Questa è una cosa che mi incuriosisce, devo essere sincero. Anche se io non sono per i frizzanti. Ok. Però mi incuriosisce. Dopo lo assaggiamo allora. Allora, va bene, ti porto prima allora il frizzante, così. Ah, altrimenti... dici così? Sì, sì, sì. Allora. Sono così. Togliamo questi bicchieri. E utilizziamo questi. Allora. Poco, che tanto se non qui davvero a Verona non torno.
Allora, ma guardate, una specie di prosecco qua. Diciamo che noi lo definiamo, è definito un metodo ancestrale, ossia è un metodo che va a rifermentare in bottiglia, come succede per un metodo classico. E la differenza da un metodo classico e un metodo ancestrale è che appunto questo non viene sboccato. Se tu vedi, vai nella zona dello Champagne, del Trento Doc, della Franciacorta, vedi che hanno la tecnica molto tipica dell'arremuage, ossia mettono le bottiglie con il collo in giù, i lieviti vengono convogliati nel collo e viene sboccato. Qui non succede, il vino viene imbottigliato con tappo corona e poi rimane così. Esatto, deve solo rifermentare, logicamente sviluppare i profumi dati proprio dalla lisi del lievito, che quindi vanno a trasformare il profumo primario proprio dato dall'uva in profumi più complessi, quindi qua si riesce a sentire anche quella che è un leggero profumo di crosta di pane proprio dato dalla lisi del lievito. Senti, anche in bocca questo sapore che non è il tipico del prosecco, è un vino molto diverso. È un vino. Esatto. E una bollicina, senti, non è eccessivamente potente. Sì. È molto fine. Noi appunto lo definiamo pericoloso perché senti che è un vino che bevi. Molto beverino, non è troppo impegnativo anche come beva. Lo abbiniamo a aperitivo anche da solo, ad esempio, oppure con dei formaggi delicati magari. Ed è questa, come ti dicevo, una nuova invenzione, o meglio, il metodo ancestrale esiste da tempo in memoria, però abbiamo voluto portarlo anche qui in Valpolicella, dove tipicamente... Non veniva qui. Esatto, che era una terra logicamente molto vocata al vino rosso, perciò questa tipologia di vino non si è sviluppata tanto come il vino rosso. Ecco. E questa è proprio nata dalla creatività. Al di là dei 5 vini classici della Valpolicella, ci piace anche... Ma voi avete, per curiosità, un enologo che da fuori o c'è allora, in famiglia? Allora, la produzione, sia viticola che vinicola, è gestita da Gabriele, quindi internamente. Internamente? Sì. Questa è una bella cosa. Sì, sì, assolutamente. Poi, insomma, aiutato, logicamente, da come hai visto giù, anche ci sono anche ragazzi. È chiaro, è ovvio, no? Altrimenti dovreste avere una famiglia davvero numerosa. Assolutamente. però, insomma, ci definiamo una grande squadra. Alla fine, quello che ci piace, insomma, che fa diventare anche divertente il nostro lavoro è proprio il fatto di riuscire a trasformare tutta l'azienda in una sorta di grande famiglia. Certo. E quindi, insomma, è anche divertente assaggiare le nuove produzioni, assaggiare quello che viene inventato. Sì, un po'. Sì. Prova chissà quante cose che non erano da vendere avete fatto. Sì, beh, insomma, diciamo che la sperimentazione è fondamentale per una cantina come per una cucina. È così. Sperimentare è fondamentale. D'accordo, dai. Allora possiamo proseguire con il Valpolicella classico. Lo prendo subito. Strutturato chiaramente. Esatto. Non fa affinamento, quindi. Lui vedi, è un vino molto, molto limpido. Sì, davvero limpido. Si distingue proprio per una buona limpidezza. Diciamo che la caratteristica di questi vini, o meglio dei nostri vitigni, è quella di cedere poco pigmento. Naturalmente la Corvina, che è il vitigno principale che utilizziamo, è un vitigno che cede poco colore al vino, nonostante, insomma, poi in bocca ritroverai quello che è un vino rosso. In particolare nel Valpolicella classico, utilizzando uva fresca, non appassendo e non invecchiando in legno, ritrovi proprio quella che è la freschezza del frutto, quindi profumi tipici di marasche, magari un po' di acerbe, e la nota tipica di pepe nero, che è proprio tipica della Corvina, quindi è una spezzatura che nasce proprio dal vitigno, è una proprietà intrinseca di questo vitigno. Sì, non è data dalla terra, ma è data dal vitigno. E una buona beva, insomma, un vino che non ha struttura in questo senso, un vino che se vogliamo quasi
da tavola, più ad un vino bianco per il corpo che ha. Sì, è un vino facile da bere. Un vino molto semplice da bere, sì, non andiamo a ricercare, esatto. Te lo consiglio con il Monza Veronese, quello più fresco. Dimenticavo, al centro hai una confettura di fragole e fior di sambuco. Diciamo che a noi piace sempre lavorare con produttori locali. Questa marmellata in particolare è fatta da una ragazza che è qui poco distante da noi, che raccoglie frutta biologica e la trasforma in queste confetture e le associa dei profumi più particolari, ad esempio in questa di fragole abbiamo il fiore di sambuco che gli dà un sapore sicuramente più distintivo. Mentre i formaggi appunto sono monteveronesi dell'Oressinia, che vengono prodotti da un produttore locale dell'Oressinia, di Sant'Anna d'Alfaedo. È davvero buona la marmellata. O no? Senti che questo sambuco ti dà un po' più di freschezza, che ti va... Sì, è meno... Sì, la fragola non è acidula, però come devo dire, è esatto. Più morbida. Esatto, davvero diciamo buona. Che risulta meno noiosa, un po', sì, più, sì. Un po' più davvero buona. Ecco, il Valpolicella che adesso stai bevendo è il vino che poi utilizzeremo anche per fare il ripasso. Il ripasso nasce da questo. Nasce da un Valpolicella. E il ripasso, qual è la sua particolarità? Si parla di un Valpolicella che però viene fatto ripassare, quindi rifermentare, a contatto con le bucce di amarone e di recioto. Cosa succede? Dopo che fermentiamo il Valpolicella, come ti dicevo, rimane un paio di mesi in acciaio. Sì. Nel frattempo andiamo a passire, vinificare le uve di amarone e di recioto. Quindi, una volta terminate queste vinificazioni, avremo amarone e recioto, sì, che poi devono invecchiare. Però, finita la fermentazione, non andiamo a buttare quella che è la vinaccia. Andiamo a tenerla nel fermentino e mescolarla con il Valpolicella che avevamo tenuto da parte appositamente per fare il ripasso. E quindi, insieme, il vino viene fatto rifermentare una decina di giorni e in questo modo andiamo ad arricchirlo in corpo, perché da un corpo molto leggero corpo leggero, passiamo ad un corpo medio, tipico del ripasso, dei classici superiori, e lo richiamo anche un po' in colore, perché come hai visto un Valpolicella molto scarico di colore, invece grazie proprio alle vinacce appassite il ripasso si intensifica e logicamente in profumo, quindi si sviluppa un vino molto diverso, completamente. Sì. Dopo la seconda fermentazione, quindi quella che lo trasforma in ripasso, il vino viene fatto invecchiare 1,5 anni in botte. Ok, te lo vado a prendere subito. Ti ho portato anche un'altra tipicità della zona, se vogliamo, in realtà di tutto il Veneto, che è la soppressa appunto veneta. Te l'ho voluto portare come in realtà viene mangiata da queste parti, quindi tagliata al coltello, un po' più spessa, sì. E va ad accompagnare i classici superiori, oppure così ti dico che non si vede la testa. Sì. E appunto va ad accompagnare i classici superiori e in realtà poi è un salume che accompagna, insomma, che sta tutto. Bene, si sposa un sì. Po' bene anche tutto, ecco. E cominciamo con il ripasso. Allora, sì, no? C'ha un punto di rosso in più. Vedi come inizia ad intensificarsi il colore, vedrai che mano a mano che andiamo avanti con anche il profumo, i vini, è un'altra cosa. Un'altra cosa. Interessante però ricordarsi che partiamo sempre dalla stessa base, quindi partiamo sempre da una Valpolicella, ma che viene trasformato completamente. Ecco qua di nuovo ritrovi, se vogliamo, quelli che sono i profumi tipici della marasca, della ciliegia, che sono molto tipici del nostro vitigni. Senti però che va ad intensificarsi, ad arricchirsi con quella che è la... sentori un po' più vanigliati, dati proprio dalla butte. Ma anche voglio dire la rotondità del sapore è più strutturata, no? Si sente assolutamente. Esatto. Questo è dato proprio grazie a queste vinacce che sono appassite.
che sono quelle che poi abbiamo utilizzato per l'amarone e per il recioto. Arricchiscono il vino sia in colore, logicamente, in tannino però, in colore e anche in una rotondità, una ricchezza del sapore che chiaramente certo. Le uve molto fresche. Questo forse già va bene con questo qui. Certo, il mezzano solitamente lo abbiniamo con i superiori. Senti che si ammorbidisce, esatto, vada ad accompagnare bene quello che è un corpo medio, insomma. Il ripasso poi è un vino che noi insomma che è piaciuto, che piace proprio per la sua versatilità. Essendo un medio corpo, collocandosi a metà fra un vino più fresco come il Valpolicella e un vino più strutturato come l'Amarone, di solito riesce a incontrare i palati delle persone. Probabilmente io, nel senso anche da quello che ho assaggiato in altre cantine stamattina, immagino che il Valpolicella lo puoi considerare il vino di tutti i giorni. Assolutamente sì. Questo lo puoi considerare il vino del sabato e della domenica, l'amarone è il vino delle feste. Delle feste. Cioè, esatto. Anche perché è proprio così. 30 euro a bottiglia tutti i giorni non è possibile. È proprio così. Al di là del fatto che l'amarone è impegnativo per tanti aspetti, nel senso che è dal fronte economico, ma anche per noi in primis, nel senso che è un vino molto costoso da produrre. È ovvio che il costo del vino è dato anche dalla tecnica produttiva, no? Certo. Cioè adesso, io non so adesso se questi ragazzi che guardano hanno un'idea dei costi delle barrique piuttosto che dei tonneau. Parliamo di migliaia di euro. Di migliaia di euro, che chiaramente vanno a incidere poi sul costo del... Certo. Oltretutto è sempre bene considerare che l'amarone per noi è una sorta di investimento, sono spese che vanno via subito e che poi cominciano a ritornare dopo anni. Vero è che sì, hai ragione, però è vero pure che quello è il biglietto da visita, cioè quando uno parla di Valpolicella parla dell'amarone. Certo. E quindi non potete non averlo. Esatto. No, ma in realtà è un vino, insomma, è un vino di pregio, impegnativo, ma non inteso negativamente. Nel senso che sì, impegnativo sotto un punto di vista economico per noi e poi per il consumatore, è impegnativo perché logicamente non è un vino che si abbina ad un petto di pollo, ad esempio, sì. Ma proprio sai, questa cosa l'ho ritrovata tanto, sono andato a visitare le cantine a, come si chiama? Il Sagrantino. L'ho ritrovata molto questa cosa nel Sagrantino, che è un vino che... Cioè fai fatica a berlo, nel senso che lo devi bere con quello con cui va abbinato, perché altrimenti c'hai tutta questa cosa, tutto questo tannino che ti secca la bocca e non... Sono vini che comunque logicamente hanno bisogno di un accompagnamento, ma se vogliamo è proprio quello che li rende speciali. Sì. Perché un amarone si beve a Natale? Proprio perché è un vino che è bello... Il maiale... È bello da accompagnare, è bello da condividere con le persone, è un vino che... per questo suo essere speciale riesce sempre a dare un tocco più bello insomma alle feste. Solitamente almeno che noi dobbiamo a Natale, questo è condivisione, no? Assolutamente. Se no che cos'è? Fai che ti ubriachi. Si ubriaca senza il vino, deve essere bevuto nella quantità giusta. Esatto, poi noi lo diciamo sempre, il vino è una qualcosa di speciale che fa sempre un po' di che considerare come una bevanda qualsiasi, è qualcosa che arricchisce la convivialità, no? Ed è per quello che, come ti dicevo anche giù, ci piace dare un vino che si accompagni bene alla tavola, insomma ci piace che il vino sia si riesca a bere, che sia che arricchisca più che diventare un qualcosa di fine a se stesso, insomma. Sì, è chiaro. Ok, pronti. Passiamo invece al classico superiore, quindi. E qual è la differenza tra un ripasso e un classico? Allora, questo è un classico superiore. Premessa, la parola classico nel vino ti sta ad indicare la provenienza, ossia Valpolicella classica. Perciò abbiamo un Valpolicella, quindi partiamo sempre da una base di uva fresca,
La parola superiore invece ti indica, al di là del grado che chiaramente è maggiore rispetto ad un Valpolicella base, il fatto che sia stato anche affinato. La caratteristica di questo vino è proprio l'affinamento in legno. Noi in questo però è una via di mezzo come colore tra il ripasso e il Valpolicella, no? Certo. Sì, sì. Siamo sempre su un rubino. Non lo so, io sì, sì, siamo sempre su un rubino medio intenso. Diciamo che la caratteristica di questo invece è che per il nostro classico superiore innanzitutto utilizziamo solo un vigneto, quindi è un vero e proprio cru, è un unico vigneto che utilizziamo ogni anno e che si sviluppa nell'uva tutta una serie di profumi che non siamo riusciti a trovare in altri. E oltretutto è il vino che identifica i vigneti che abbiamo qui a Negrale, quindi è il vino identificativo di questa zona. E per questo vino oltretutto facciamo anche un leggero appassimento che puoi ritrovare poi anche in bocca rispetto ad un ripasso. Il ripasso era un po' più morbido come sapore, questo invece questo è un vino un po' più verticale, tenendo un po' più presente grazie proprio all'appassimento. Sì, sì. Un vino che appassisce che affina in bottiglia in maniera eccellente, perché arriviamo anche a 15 anni di affinamento in bottiglia. È un vino che quando abbiamo creato appunto questa ricetta, se vogliamo, e quindi l'appassimento del 40% delle uve che utilizziamo, è stato voluto appositamente perché era un vino insomma che sia adatto all'affinamento in bottiglia, che vada proprio ad evolvere nel corso degli anni. Questo si abbina benissimo, tra l'altro, con un formaggio così, è una cosa... Questo è un vino che poi ci piace bere degustare in verticale, quindi stesso vino in diverse annate, perché essendo sempre lo stesso vigneto, essendo sempre la stessa tecnica di produzione, l'unica variabile che hai da un'annata all'altra è proprio le condizioni atmosferiche che il vino incontra. Ho capito. Questo con una soppressa è eccellente. Assaggiamola. Proviamola. Qui mi dirai se... Non l'avevo mai mangiata. Ma dai. Assomiglia a un ciauscolo nostro, che è un salame quasi spalmabile. Ok, sì, perché sì. Perché è una buona componente grassa. È molto tenero come formaggio, come salume. È chiaramente al contrario di salami un po' più piccolini. Morbido. Cosa c'è dentro? Finocchietto? Mi sbaglio? No, un leggero aglio. Basta. Basta? E pepe nero. Buono. Sì, questo con roba così saporita scende bene. Assolutamente. Senti che poi questo è un 2018, ha ancora bisogno di affinare in bottiglia. Insomma, come dicevo, un vino che noi vogliamo far affinare in bottiglia, per cui arriverà a dare il meglio di sé fra un paio d'anni. Ok. Dove l'acidità insomma va a smussarsi un pochino, il tannino diventa un po' più maturo e quindi avrai un vino assolutamente bilanciato. Ho capito. Tra l'altro sei venuto in una giornata veramente affosissima. Sì. Mamma mia, c'è un'acqua oggi. Oggi è prevista pioggia. Ma tra l'altro ha piovuto questa mattina, ha fatto... Sì, ma quattro gocce. Sì, sì, giusto appunto da arricchire l'acqua. Ok, allora. Adesso siamo a re, praticamente. Siamo arrivati al vino più importante della Valpolicella, se vogliamo. È un amarone della Valpolicella, 2016. Classico. E questo vino, come ti dicevo, è di fatti a tutti gli effetti un passito. E cosa facciamo? Raccogliamo le uve, le mettiamo in cassettine di circa 5 kg l'una. Queste cassettine vengono portate nel fruttaio da passi da 100 giorni, andiamo a perdere il 40% del peso iniziale circa, poi queste vengono pigiate, vinificate, fino a che tutti gli zuccheri vengono trasformati in alcol, poi il vino rimane 3 anni in legno, imbottigliato, un altro anno in bottiglia e poi viene messo in commercio. Chiaro che tu dici giustamente, per noi un investimento che rivedi dopo 5 anni. Eh certo. Già dal colore vedi che il rosso vira da un rubino dei Valpolicella ad un... Sembra quasi un vino morto dal colore. Ad un granato che è proprio un rosso più spento. Questo è proprio dato dall'appassimento delle uve.
e queste uve vengono appunto appassite, quindi oltre allo zucchero andiamo anche a concentrare il colore e andiamo a concentrare appunto il colore e le sostanze aromatiche che qui si concentrano. Qui ritrovi di nuovo la ciliegia, ma senti che questa è più una ciliegia appassita, una ciliegia sotto grappa quasi. Sì, qui si sente l'alcol, quando... Qua si sente una componente alcolica molto maggiore rispetto agli altri vini che erano più... Questo fa 16 gradi e mezzo. Ritomina. È un vino impegnativo anche dal punto di vista dell'alcol, logicamente. E, come ti dicevo, è un vino che va accompagnato. Questo con che l'accompagniamo, con questo qui? Lo accompagniamo con formaggi più saporiti, quindi formaggi un po' più invecchiati, brasati, stracotti, selvaggina. Caspita, questo è veramente... Un altro vino, no? E quello che ci piace quando andiamo a fare queste degustazioni ricordare è che partiamo sempre dalle stesse uve. Passiamo da un Valpolicella che è leggerissimo fino ad una Amarone che è un concentrato d'uva quasi. Sì. E questo poi è quello che ha reso famosa la Valpolicella, nonostante non sia il vino più storico che abbiamo qui, perché se vogliamo andare a cercare quella che è la vera storia della Valpolicella dobbiamo andare all'ultimo vino, ossia il Reciotto della Valpolicella. L'Amarone è a tutti gli effetti un errore nel tentativo di fare un Reciotto. È per quello che questi due vini, se vogliamo, si assomigliano molto come ideologia di vino. La differenza sta proprio nella fermentazione ed è stata lì che è nato l'errore. Che ha fatto scoprire Il Reciotto praticamente, se non sbaglio, è un passito, come viene inteso più il passito, un dolce, esatto, no? Molto molto dolce, un vino che accompagna il fine pasto, come pasta frolla, noi lo mangiamo con la sbrisolona ad esempio. È buona la sbrisolona. E questo è il problema dell'Italia, capito? Che dove vai mangi. Sì, quindi assolutamente. Assolutamente. Ecco, e, di fatto l'Amarone fino a qualche decennio fa veniva inteso come una variante del Reciotto, un Reciotto Amarone, perché la differenza, che è stato poi l'errore che l'ha fatto scoprire, è stata proprio nella fermentazione, un Reciotto che ha continuato a fermentare e che ha trasformato tutti i suoi zuccheri caratterizzanti in alcol, quindi il livello zuccherino è sceso fino a quasi toccare lo zero e il livello alcolico si è... Però poi dopo l'errore avete cambiato anche il tempo di appassimento. Certo, poi le due tecniche si sono affinate e di fatto l'Amarone noi lo finiamo in legno, il Reciotto lo finiamo in cemento, insomma poi i due vini hanno preso due strade che li hanno fatti poi diventare quelli che sono oggi, quelli che beviamo oggi. Ecco. Anche in bocca senti il tanino più presente, no? Sì, però io non so se da quanto era aperta la bottiglia. Noi le teniamo aperte massimo 3 giorni, questa è stata aperta ieri. Ok, quindi comunque già si è ossidato abbastanza, però è morbido. Morbido, morbidissimo. Me lo aspettavo più tosto da bere. L'alcol, senti, questo è un vino da 16 gradi e mezzo. Che non in bocca non sì, va sì, a me lo sovrastare. Me lo aspettavo difficile da bere, invece non è così. Forse è vero pure che c'ho ormai la bocca ben salata dai formaggi. Però questo è quello che ti dicevo prima: vogliamo che il vino sia comunque bevibile, non vogliamo un vino a fine a se stesso, vogliamo che sia un vino che vada ad arricchire quella che è poi la tavola delle persone che scelgono di acquistare da noi. Mm-hmm. Ecco, e questo è il nostro Amarone. Buonissimo, complimenti. Mi fa piacere che ti sia piaciuto. Sì, sì. Dolcis in fondo, finiamo con il Reciotto. Sì. Buona la marmellata, no? La marmellata è fantastica. Spettacolare. Abbiamo scoperto questa ragazza che... Ma le vende questa ragazza, queste marmellate? Sì, sì, certo. Lei fa tutte, tra l'altro è molto stagionale, per dirti, fino a un mese fa aveva ancora la marmellata di pere e cannella, che era una fava. Poi logicamente l'ha finita e tornerà ad agosto, quando tornano anche le pere, certo, logicamente. Certo. È molto stagionale, ma fa di quelle marmellate spettacolari. Questo giustamente lo abbini col dolce. Certo. Allora, posso togliere? Sì, 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 grazie. Mettiamo qua, così non disturbo. Mettiamo qui.
Ok. Concludiamo con appunto il lanciato della Valpolicella, il vino dolce che abbiamo qui, un passito, come si solitamente si intendono i passiti, quindi molto dolce, e per lui abbiamo un appassimento di 130 giorni, quindi dobbiamo perdere più della metà del peso iniziale, poi le uve vengono pigiate, fermentate e poi il vino rimane 2 anni in cemento proprio per andare a preservare quella che è la freschezza e l'acidità data dall'uva. Che poi, poi in cemento chiaramente non gli dai, come dicevi prima, no? Non gli dai nessun esatto. Non gli aggiungi niente. È un contenitore inerte. Se ho bevuto dei vini in Sicilia affinati in orci di terracotta. Certo, sì, beh, la terracotta sono fantastici, sono una cosa. Funziona all'incirca allo stesso modo del cemento, un contenitore inerte che però tiene molto bene la temperatura, non essendo un mm-hmm. conduttore. Lascia comunque una piccola parte di microossigenazione, quindi il vino di fatto riesce ad evolvere, e senza però andare ad ammorbidirsi eccessivamente. Questo c'è un colore bellissimo. Questo vino nuovo, abbiamo il rubino per il tre Valpolicella, il granato per l'amarone e il rosso porpora per il reciotto. Anche qui di nuovo le ciliegie, che sono una sorta di leitmotiv dei nostri vini. Qua abbiamo la ciliegia matura. Questa è proprio una ciliegia matura. In bocca la ritrovi di nuovo e senti che ha una buona componente di... Questo quanto fa? 13 gradi. 13 gradi. Senti che ha una buona componente di acidità che poi ti va a lavare via la bocca. Molto buono. Con il cioccolato fondente il vino sembra ancora meno dolce e quindi ancora più beverino. Al contrario invece la pasta frolla va ad ammorbidirlo. Eh sì, col cioccolato fondente questo è uno spettacolo. Diventa ancora meno dolce. E questo è il vino più caratteristico che abbiamo, il cosiddetto Cinaticum, abbiamo reperti scritti fino al 500 d.C. Quindi è un vino molto molto antico, sempre prodotto qui in Valpolicella alla stessa maniera. Ed è stato poi il padre di quello che è diventato molto più famoso, ossia l'Amarone. L'Amarone. È un vino anche qui molto legato alla tradizione, molto tipico, è conosciuto sicuramente meno rispetto ad un Amarone, però veramente è caratterizzante del territorio, assolutamente. Qui tra l'altro nella Vallata di Negrara abbiamo il Palio del Reciotto che si svolge ogni anno a Pasqua, giorno prima Pasqua, Pasquetta, e è l'unica occasione nel quale il consorzio consente alle campine di imbottigliare un risotto fresco, quindi subito dopo la fermentazione. Quindi è un vino molto diverso, però è molto più beverino. Frizzantino, il risotto del Palio, quindi appena finito la fermentazione, è particolare, ecco. Lo preferisco con la cioccolata. Anch'io, personalmente lo preferisco con la cioccolata. Il vino risulta sicuramente più fresco, più beverino. Riesce a berlo meglio, ma soprattutto di smorza, la dolcezza, che secondo me nel passito è la gioia e il dolore di quel vino. Eh sì, diciamo che la dolcezza del passito è la vera... È un vino, il Reciotto è un vino molto difficile da ottenere proprio perché... riuscire a bilanciare correttamente l'acidità e la dolcezza di modo da avere un vino equilibrato alla fine non è cosa semplice. E perciò insomma è un vino che ci dà sicuramente da fare, ecco. Sì, immagino. Un vino che chiaramente ha quantitativi di produzione molto più limitati, è un vino che... Sì, immagino che essendo meno noto ai più, cioè avete anche... Una commercializzazione diversa, no? Rispetto assolutamente all'amarone. Tra l'altro comunque il mercato oggi ci chiede principalmente vini secchi, il vino passito non è così richiesto a livello internazionale. È per quello che ti dico, no? Che la dolcezza è la gioia e il dolore del passito, nel senso che il passito è buono perché è dolce, sì, però è stucchevole perché è dolce. Certo.
è la sua caratteristica che poi lo rende sicuramente un vino che si fa più fatica ad esportare, esatto. Ad esempio noi vendiamo solamente a ristoranti, noteche ed esportiamo. E poi la verità secondo me è che nell'immaginario comune delle persone che bevono vino normalmente, non parliamo di chi è appassionato, parliamo di chi come me lo compra, no? A fine pasto casomai c'è lo spumante, ma diciamo non ci pensa al passito, cioè non, esatto. O ce l'hai oppure non ci pensi a comprarlo. Esatto, diciamo che è un vino che solitamente è conosciuto dagli appassionati di questa tipologia, esatto. Di vino. Sì, sì. È un vino che è meno conosciuto proprio per questo. E come ti dicevo, noi esportiamo la maggior parte dei nostri vini e comunque il Reciota è un vino che al contrario viene venduto principalmente qui da noi, è un vino che va spiegato e solo spiegandolo uno riesce a capire esattamente quello che sta bevendo. Per esempio ti dico, non l'avrei mai abbinato con la cioccolata fondente e invece lo esalta, se vogliamo. Sì. Ecco, spero che ti siano piaciuti. Io, guarda, Federico, giusto? Sì. Allora, per me è stata veramente un'esperienza bellissima, ti ringrazio tanto. Adesso loro che vedono troveranno qui sotto, no? Qui sotto in descrizione, tutti i contatti della cantina La Dama, che vi consiglio di visitare, ma soprattutto di bere i loro prodotti, perché sono di buona qualità. Quando volete, insomma, noi siamo qua e... È sempre un piacere per noi. Ti ringrazio. Grazie mille. Ciao.